Sono finita in una specie di caverna. Ci sono delle tracce, c'è stato qualcuno. Jonah. Jonah, riesci a sentirmi? Sono arrivata alla prima prova, il ragno. Ora mi metto a salire. Incredibile. John, sono alla prova successiva, l'Aquila. Credo c'entri qualcosa il vento. Sono ancora diretto a ovest. Ora sto scendendo, c'è un fiume sotterraneo. Cosa ci sarà alla fine di queste prove? Ancora in
dopo secoli di terremoti e tempeste. Potrebbe fare da scala se fosse girata. Devo capire come si avvia il macchinario. Tiravano certo a mano. Promette bene. Thank you.
posso salire. Altre vele. Ah, ci è mancato poco. Forse funziona. Accidenti, la leva è troppo andata per reggere. Maledizione, non funziona. Ora va collegato all'asse di mezzo. Devo piazzare il secondo set di bandiere. Sì, reggerà. Ecco. Bene, ora la scala dovrebbe girare. Devo salire in un altro modo. Thank you.
Dovrei riuscire a scendere nella stanza da qui. Ho superato la prova del vento. Devo essere vicina alla città segreta. Hmm.
la vista è stupenda. La città segreta deve essere vicina. Lara, sono passato. Sto arrivando. Jonah! Cavolo! Cosa ci sarà alla fine di queste prove? Non ho abbastanza spazio. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Devo stare più attenta. Non posso restare qui. Sta cedendo. Ci è mancato poco. Dunque. Forse l'ho trovata, la città segreta. Mi metto a cercare il serpente con l'occhio d'argento. Non ho abbastanza spazio. Ehi! Chi c'è? Ci sono quasi. Ehi!
Ehi. Posso aiutarti? Vattene! Tu non sei dei nostri! Senti, lo so che fa male, ma... Al La Trinità. Chi sei? Che ci fai qui? Sono una ricercatrice, Lara Croft. Torneranno. Mettiamoci al sicuro. Prendila. Non sei solo mio figlio, sei il mio erede. Non devi correre rischi inutili. Se non fossi stato là, lei ci avrebbe trovato. Per fortuna tu stai bene. Se non fai parte del culto, come hai trovato questo posto? Ho seguito la mappa di un tempio. A dire il vero, mi aspettavo delle rovine, non voi o tutto questo. Il culto, perché ha attaccato tuo figlio? Ho già visto quei simboli, è l'ordine della Trinità, sto cercando di fermarli. Fermarli dal fare che cosa? Stanno cercando un manufatto, una specie di scrigno, legato a una dea della luna. E tu perché lo vuoi? Vuoi rubarlo? Venderlo? No, però la Trinità, il culto, non deve prenderlo. Sono pericolosi. Perché? Che cosa ti hanno fatto? Hanno ucciso mio padre. Posso mostrarti una cosa? Sai dirmi che cos'è quello? Questa è Paititi. Ti trovi qui. Paititi, la città segreta. Ma che cos'è quest'occhio? Quello è un luogo di morte e di sacrifici. Credi che il tuo manufatto sia lì? Esatto. Nessuno è mai riuscito a tornare. Io ci proverò lo stesso. E lo faresti soltanto per fermare il culto? Sì. Portatelo qui. John! Stai bene? Conosci quest'uomo? È un mio caro amico. Abby? Sta bene. Chi altro ti cerca? Nessun altro. Stiamo cercando la stessa cosa, credo. Ti porteremo il serpente con l'occhio d'argento, ma il tuo amico resta qui. Non andrai molto lontano, se menti. E per lui non sarà un bene. Non ce n'è bisogno. Sta tranquilla. Resto. Edsley. Dai dei vestiti a questa donna. Uchu, tienilo sotto controllo.
Tornerò il prima possibile. Va bene. Bel posticino. Silenzio. Solo non so il tuo nome. Le mie scuse. Come leader dei ribelli, devo essere cauta. Sono la legittima regina, Unuratu. Ezli, aspetto ancora che tu mi dica cosa hai visto. Sì, madre. È successa una cosa. Cioè? Ho visto anche... Guardati fuori giù. Quando sei pronta per cercare lo scrigno Kish, ritrovi il Come puoi notare, i segreti non durano molto a Paititi. Se decidi di non rispettare il piano, te ne accorgeresti subito. Ho capito. È qui per aiutarmi a recuperare una cosa che ho smarrito. Non devi preoccuparti. Anche mio padre era una vedetta quando aveva la mia età. Era un cacciatore, era spietato. Sapeva essere, ma era anche molto gentile. Non ho abbastanza spazio. Ehi, ciao, Quali. Ma se stai? Ti letti già, te ne ti nuila. So chi sta qui. Tassata quale bascialo? Malob, vale ma tu gioclal. Il culto sta alzando le difese. Perché? Per via delle tempeste. E come ci si difende da una tempesta? Te lo spiego dopo. No. Che bellezza. Ciao. Il mercato ha di tutto. Ezli, sono certa che abbia già visto altri mercati. Fuori? Sì, ma il nostro è il migliore. Ormai ci siamo quasi. Hakan! Che significa? Adepti, in attesa che la loro divinità appaia. All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio? Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma il capo del culto prenderà il mio posto per ascendere alla divinità. Crede di poter ricreare il mondo e vivere in un paradiso di sua invenzione. Ricreare il mondo. Cosa? È che ho già sentito queste parole. Eccolo! Io lo conosco. È il dottor Dominguez. Osservate!
Ecco la chiave della nostra unità e salvezza. Presto, i nostri sogni di pace e di serenità si avvereranno. Lo chiamano Jakku Kulkan, ma il suo vero nome è Amaru. È nato qui, ma è stato cresciuto in segreto dai profani. Il popolo crede in lui. E tu invece? Il mio defunto marito Saidi era suo fratello. Avevano opinioni diverse sul futuro di Paititi. Quando Saidi è morto, Amaru ha voluto abbracciare il culto. Avete visto la tempesta? Temete che il peggio non sia ancora arrivato? Farò in modo che Paititi continui a prosperare e crescere per sempre! Lo conosco bene. Se Amaru avesse successo, chiunque si opponesse non conoscerebbe mai questo paradiso. I ribelli verrebbero abbandonati. Non se non trovano lo scrigno. Sì. L'unica speranza è trovarlo per primi. Forse Amaru può ancora tornare sulla retta via e ragionare. A morte i profani! Arriverà il castigo! Hakan! Ora basta! Dobbiamo colpirlo adesso che il serpente è sotto tiro. Giustizia sarà fatta a tempo debito. Non mettere a rischio la ribellione per la tua impulsività. Etsli, in avanscoperta. Ci vediamo alle pendici della montagna. Ultimo avvertimento. Segui Etsli. Il travestimento non ingannerà le guardie. Ok, troverò lo scrigno. Non dovevate creare problemi. Ero solo uscita per fare due passi con mio figlio. Amaru sta perdendo la pazienza. Non accadrà più. Jonah, puoi rispondere? Sì, Uchu e io ci siamo accampati. È tutto ok. Dominguez è qui. È lui il leader del culto di Kukulkan. È quello contro cui si battono i ribelli di Un'uratu. Cosa? È qui da anni. La Trinità ha il controllo di Paititi. Wow. Andrò all'occhio del serpente. Dobbiamo prendere lo scrigno prima del prossimo cataclisma. Ma non ne capisco il significato. Dijo un pelkin hach jan meyaj, haj, kukulkan tuyalaj janu binton utzil, vale, yave laili, uchamaju kupsibalobe. Un rato yetel, huacuxul macobe, letio pujajil, uchilan cabiló paititi, huabella catictén, yetel machente en tu cultiqui, vale, bellin wole. Chenten yanten umuki lingualik. Usasik sipile. Sokokuchu lukin le olal. Una juchiva lunuratu. Ukukimesi kukulkan. Tealusut lekino. Makulpachi. Yoksal le tukulo bello. Kukimesalu yabili. Le olal bakan mishmaktsik baltiko. Dov'è mia madre? Sta parlando con le guardie e Hakan. Com'è? Fuori Paititi. Beh, è molto vario. Il mondo è grande. Più grande di Paititi? Più grande di 100 Paititi.
Davvero? Poi mi ci porti? Temo che tua madre avrebbe qualcosa da ridire. Quello che cerchi è lì dentro. E come saprò che è la stanza giusta? Dal tanfo di morte. Se sopravvivi, puoi tornare passando attraverso il vecchio sistema di irrigazione. Ci vediamo lì. Occhio. Il culto tiene l'aria sotto controllo.